Sindaco, si lascia indietro il passato, si pensa al futuro, subito la Sagra del Mandorlo in Fiore sarà sicuramente dal 14 al 21 febbraio, tra pochi giorni sarà anche il programma definitivo. È un fatto importante quello che l'evento viene organizzato unitariamente da tutti gli enti locali territoriali della città della provincia di Agrigento, quindi e con l'ausilio importante della regione siciliana, perché in un momento di così grande difficoltà economica che vive il territorio complessivamente non abbiamo voluto fare mancare questo evento, questo appuntamento per la nostra città. Questo caricandoci ancora di più di responsabilità e di impegni. Quindi ritengo che veramente questo rappresenti un segnale rilevante per il territorio. In questo senso faremo il migliore evento possibile. Noi dobbiamo fare autocritica, riconosciamo la nostra incapacità nel metterci insieme subito e in tempo non sospetto per organizzare la sagra. Oggi c'è un notevole fatto, che è quello che in sinergia Comune, Camera di Commercio, Regione e Provincia stanno cercando di dare un contributo a questa festa. Organizzano tutti gli enti, la Camera di Commercio, l'Associazione Albergatori, la Provincia, il Comune, la Regione, tutti assieme. Dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per la realizzazione, d'altronde i soldi sono di tutti i cittadini, non sono di un ente in particolare. Per cui ognuno di noi svolgerà un proprio ruolo, è chiaro che questi, i compiti ce li divideremo. Purtroppo questa frana...